È già finiti. State assistendo a una rapina. Non si può dire rapina su YouTube. Non si può dire. Mani in alto, si può dire. Ciao. Ciao, siamo in viaggio per una nuova esplorazione. Ci stiamo dirigendo in una località per visitare un orfanotrofio. Dovrebbe essere un orfanotrofio abbandonato, sì. Non abbiamo grosse informazioni su questo posto e sappiamo cosa aspettarci. In ogni caso troverete nella descrizione qualche informazione in più che aggiungeremo prima di pubblicare il video. Ci vediamo lì. Molti di voi guardano i nostri video senza essere iscritti. Molti, molti di voi. Vi vediamo. Se vi fa piacere, iscrivetevi. Per voi è gratis, ma per noi conta davvero tanto. Eccoci, siamo arrivati alla struttura abbandonata, come è scritto qua, orfanotrofio abbandonato, e non sappiamo cosa aspettarci. E wow, qui si sono divertiti a dare fuoco. C'è le fotografie. Qui è molto buio, prendiamo la pila. E un biliardino, un calciobalilla distrutto è buttato qua. Però che bello questo passaggio qua. Guarda che bella la luce. Dov'è Andre? Ah, questa è un'altra stanza. Non è rimasto granché. Guarda qui. Ah, qui c'è una finestrella. Chissà che cos'era. Non è che queste magari erano le cucine. Dici che era un bagno o una cucina? Sono irriconoscibili le stanze, sono troppo devastate. Bimbi in pasto a Satana. Che belle però queste mattonelle. Belle che sono. Qui mi hanno staccato dal muro. Anche, guarda il pavimento. Bellissimo. È pieno di pasticci brutti. Questa dove, cos'era? Una chiesa? La croce al contrario. Sembra tipo un altarino questo. Tutto sfondato qua in terra. Marmo bianco. Probabilmente è questo, vedi queste scale qua? Queste due scalettine, probabilmente è questo, lo sai che era un... Buongiorno, benvenuti all'orfanotrofio abbandonato! Oh! Azzaffina Negri. Anima eletta. Ah, questa è la stanza dove siamo entrati prima. Questo è l'ingresso. Qui c'è un biliardino. Non è rimasto praticamente nulla. Proviamo a salire al primo piano. State vicino al muro. Ecco qua. Qui è ridotto davvero male. E qui è completamente devastato. Sì, è tutto devastato. Qui è probabile ci ha dormito qualcuno. Un vecchio materasso, cose, scarpe, una coperta, un'altra scarpa lì. Vediamo quest'altra zona. Ma c'è anche un'altra struttura qui fuori. Il concino dove non ci saliremo, sicuramente è molto pericolante. C'è anche un buco qui del pozzo, l'hai visto? No. Vedi lì. Ah, ecco qua, sì. Cosa potrebbe essere? Su un pozzo? Sì. Un altro piano. Ah, ecco, questo
Questo è un bagno. Wurt. Un bagno quello? San Giovese, Wurt. Qui c'è una botta dell'immondezza. Qui ci abitava gente. Comunque. Sicuro, sicuramente. Secondo me è male. Andiamo a vedere. Il coso muoversi con la camminata. Il pavimento muoversi? Sì. Cammina vicino. Cammina vicino ai muri. Oh, qui c'è un tavolo. Ecco, qui c'è un altro piano. Fai passare qua. Ecco, qui c'è una stanza grande. Chissà che cos'era. Che togo, si vede il tetto qua. Bellissimo, che peccato davvero. Il bagnetto. Il pavimento comunque è bellissimo. Queste mattonelline sono. Quindi non sono rubate. Tutte le mattonelline si sono rubate, dai. Lì c'è ancora il simbolo di come sono appoggiate. Lì c'è la vasca d'acqua, la riserva. Ma sembra un po' pericolante, che dici? Dici di no. Qui c'è un altro bagnetto. Guarda, di quelli ai piedi. Mm. Sono bellissime queste volte. Sono rimaste ancora parte delle finestre. Che peccato, un posto così abbandonato, non essere valorizzato, una struttura che andava rivista e magari fatta una villa storica per fare eventi e altro. Abbiamo appena finito di girare questa struttura, non è vastissima ma è abbastanza inquietante. Hanno pasticciato ovunque con scritte non bellissime. Adesso usciamo e andiamo a vedere quest'altra casettina che c'è qua fuori. Questo? Vai. Benvenuti bambini. C'è. Tu immagina di notte con la nebbia. Io sento una cosa così. Io comincio a correre. No, quest'altra struttura. Qui ci sono test. Test di gravidanza? Ma è normale che qui ci siano test di gravidanza buttati. Che roba è questa? Magari questa era la casetta del custode? Può essere? A salire qua. Wow. Belle distrutte queste scale. E questo è il piano superiore. Non c'è nulla. Officina. Questo è il bagno. Qui abbiamo il nostro nuovo cameraman. Ah, che bello. Qui si vede tutta la struttura e anche quelle strutture a sbalzo fuori. Vedi che sono putrelle girate. Invece lì su non c'è nulla.